Siamo al Parco del Pionta, un parco che continua ad essere avvolto nel degrado, nell'incuria e poi vedremo anche nell'insicurezza. Ci ha chiamato un cittadino perché da qualche settimana intanto i giochi per i bambini sono fuori uso. Sì, è un peccato vedere, più che il degrado del Pionta in generale, vedere bambini che arrivano al gioco che serve poi una cittadinanza abbastanza vasta, e vederli piangere che non possono giocare, telefonare al comune più che altro e sentire che non ci sono né 3, né 4, né 5, né 6 mila euro in un bilancio comunale abbastanza ampio, e che per permettere ai bambini di poter usufruire di uno spazio comune, di un parco, di una storia che riguarda tutta la cittadinanza di Arezzo. Colgo l'occasione per probabilmente fare altre postazioni di gioco anche dietro l'altro lato del Pionta, per servire anche la zona San Donato, la quale risulta molto abbandonata sia allo spaccio che a vari drogati o altri tipi di frequentazioni balorde, insomma, ecco. La notte vengono chiusi i cancelli e io come tanti altri cittadini passando per le vie che circondano il parco chiuso, si vede sempre probabilmente persone poco di malaffare che cercano o soldi o già realmente molto agitate, e si vede anche scavalcare i cancelli, entrano dentro, e col fatto che i cancelli sono chiusi questo parco risulta essere proprio una zona di far west. Le siringhe, appena chiuso il parchino, appena chiusi i giochini, il giorno dopo 2-3 giorni c'era già 4 siringhe posizionata all'interno, più o meno, insomma, vicine a parchi giochi dei bambini. Le siringhe sono abbastanza disseminate in tutto l'arco del parco, e specialmente essendoci delle piante di olivo, dentro addirittura le piante di olivo, probabilmente o a ridosso dei cancelli o dentro il parco, però gli spacciatori girano intorno.